Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella Challenge Lock a Pokémon Heart Gold. Ragazzi, come state vedendo dall'intro del gioco, sono finalmente tornato nella regione di Johto. Regione di Johto che avevamo abbandonato dopo la Soul Link con il Rocket, ma ora ragazzi siamo tornati sul remake dedicato a Ho-Oh per fare sfracelli anche in questa regione. Lo faremo con una modalità molto particolare. Questo video infatti ragazzi, come vedrete sicuramente, è più corto ed è un video presentazione della nuova serie, tramite il quale vi taglierò anche tutta la parte iniziale del gioco che alla fin fine non ci interessa. Ragazzi, si tratta questa challenge? Si tratta, come appunto vi può dire il titolo, il nome diciamo più che il titolo, si tratta di una challenge che si basa su delle challenge. Creepy, ti sei drogato? No, adesso vedrete di cosa sto parlando. Allora, nel frattempo fatemi sbrigare qui le solite cose, che altrimenti poi io comincio a fare il giro tipo Anassimandro di Ainona che commettono, non lo so, queste cose robe filosofiche, non so perché ve ne sto parlando. Ragazzi, in che cosa consiste questa challenge? Di base è una Nuzlocke normale, un po' come l'Elimination Nuzlocke. Però ragazzi, come l'Elimination Nuzlocke, sarete voi il fulcro di questa serie. In che senso però? Questa volta non andrete a votare il Pokémon da eliminare, ma ad ogni episodio, a partire da questo qua, vi invito fin da subito a scrivere qua sotto delle sfide per la serie. Ad ogni episodio ci sarà una regola aggiuntiva che deciderete voi. Regole aggiuntive del tipo, non lo so, Creepy, in questo episodio non potrai catturare Pokémon, per dire. Sapete, no, che la regola base della Nuzlocke è catturare un Pokémon ogni percorso. Creepy, in questo episodio tu non puoi catturare Pokémon. Benissimo, non catturiamo Pokémon. Oppure, non lo so, per questo episodio devi depositare il tuo Pokémon migliore. Comunque devono essere challenge, diciamo, che rendono ogni episodio più difficile. Non è che potete dire, oh Creepy, per questo episodio qua cattura Arceus a caso. E quindi ragazzi, nulla, sarete voi i... aspettate, fatemi mettere il nome, che altrimenti qua non riesco a connettere, non riesco a fare due cose, non sono multitasking. Sarete voi quelli che decideranno in bene o in male le sorti della serie. Quindi ragazzi, spero che l'idea vi piaccia. Visto che l'Elimination Nuzlocke comunque per la sua interattività è stata davvero apprezzata, ho pensato di non fare un altro Elimination Nuzlocke che magari aveva stufato, ma comunque di mantenere un'interattività tra noi e la serie, insomma, permettere anche a voi di decidere qualcosa in questa nostra avventura. Nel frattempo ragazzi, noi ci facciamo queste parti noiosissime della madre tutti quanti insieme appassionatamente. Ovviamente il gioco ragazzi, non ve l'ho detto, ma è randomizzato, ci mancherebbe altro. È randomizzato, allora non ricordo bene cosa ho randomizzato. Sono sicuro che ho randomizzato i nomi degli allenatori, perché voglio ridere davvero tanto, però altre cose sinceramente non ricordo. Altre cose da dirvi? Ah sì, ovviamente ad ogni vostra... riformuliamo. Nel momento in cui verrete, diciamo, scelti, un vostro commento verrà scelto per la sfida del giorno, lo vedrete apparire nel video, quindi verrete anche citati, fra virgolette, nel momento in cui avrete un'idea originale. Questo ovviamente è anche un incentivo a fare bene, insomma, a scegliere, a fare challenge, a proporre challenge belle, a proporre challenge originali, perché ovviamente le mie scelte si baseranno sull'originalità delle sfide, o magari, che ne so, se la serie sta andando bene bene, sulla difficoltà per metterci un po' più di brio, insomma. Questa cosa qua aiuterà anche la serie ad essere un pochino più movimentata, magari, non so, avete presente quelle Nuzlocke dove non muore mai nessun Pokémon, che sono proprio noiose? Ecco, magari con queste challenge qua ci aggiungiamo quel pizzico di brio in più. Ragazzi, sono i remake questi, quindi adesso non vi faccio vedere lo starter, eliminiamo solo il dialogo del professor Elm così di cattiveria. Però ragazzi, ci sarà il Pokémon che ci segue, una delle features migliori dei giochi Pokémon. Io non vedo l'ora di vedere che diavolo ci capiterà. Nel frattempo Elm parla. Io ho finito di dire tutto quello che dovevo dirvi, quindi aspettiamo che finisca di parlare al nulla e poi stoppiamo il, fra virgolette, episodio di presentazione, che è un po' come quello che avevo fatto della Crazylock. Però per la Crazylock ci avevo messo un po' di meno, mi sa. Ehi, ascolto, un amico che si chiama Mr. Pokémon. Eccola qua l'originalità di Game Freak che viene sempre a galla, ragazzi. Dai, forza però. Forza, io spero che si senta tutto bene, perché ritornando su Desmume spero di aver settato l'audio correttamente. Nel caso vedrò di fare di meglio nel prossimo episodio.
episodio, cioè come se il prossimo episodio, come se questo fosse un episodio, è solo, diciamo, la parte di presentazione. Bene ragazzi, io spero che l'idea in particolare vi sia piaciuta. Se così vi invito, sì, lasciate tanti bei mi piace per sostenere, per farmi vedere che questa serie vi piace, ma lasciate tantissimi commenti con tantissime challenge, perché sono davvero curioso di vedere le vostre menti malate, perché se siete miei iscritti siete malati. Voglio vedere che cosa siete in grado di fare, quindi mi raccomando, tanti bei commenti è quello che mi interessa di più. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, passate ai social in descrizione, non rispondete alla domanda del giorno, perché la domanda del giorno è vi chiedo di fare le challenge, quindi cioè fate due cose in una, guardate come sono una persona brava e, come si dice, magnanima. E nulla ragazzi, dopo sta cagata noi ci becchiamo nel prossimo video. Ho sbagliato l'outro. L'ho sbagliato l'outro. Sbagliato.